Buongiorno a tutti e benvenuti alla Maratona del Sonno 2023 organizzata dall'Associazione Italiana Medicina del Sonno in occasione della Giornata Mondiale del Sonno. Io vi parlerò del rapporto tra il sonno, i disturbi del sonno e le patologie cardiometaboliche. Il sonno, ormai lo sappiamo molto bene, è stato definito una nuova frontiera cardiovascolare, proprio sottolineando l'importanza che hanno le ore notturne nel determinare e anche nell'aiutarci a definire quello che può essere il rischio cardiometabolico. Tutto il nostro organismo infatti dorme, eh? E siamo abituati a pensare al sonno come un evento strettamente encefalico e legato al ritmo circadiano sonno-veglia, ma i ritmi circadiani che si svolgono anche sulle 24 ore coinvolgono essenzialmente tutte le funzioni del nostro organismo, quindi poterle osservare nella loro estrinsecazione nelle 24 ore molto spesso ci fornisce delle indicazioni cliniche e anche di approccio diagnostico-terapeutico estremamente importanti. Questo stretto legame è anche testimoniato dal fatto che quando il sonno viene a mancare per diverse ragioni, che possono essere intrinseche o estrinseche al sonno stesso, tutto l'organismo ne soffre. Qui vedete come le conseguenze della privazione di sonno possono comportare irritabilità e alterazione della funzione mnesica, ma dal nostro punto di vista, appunto da quello che affronteremo nei pochi minuti che seguiranno, la privazione di sonno impatta in maniera significativa col rischio cardiovascolare e con la progressione, per esempio, di una patologia importante da questo punto di vista che è l'aterosclerosi, ma lo vedremo poi nel dettaglio. Il concetto fondamentale è che le alterazioni del sonno possono determinare le patologie o comunque contribuire a peggiorare delle patologie preesistenti. Quindi mi raccomando, sottolineo e lo ripeterò più volte, mai sottovalutare quello che succede durante la notte nel nostro organismo. Infatti anche le patologie dormono in un certo senso, perché durante la notte la stragrande maggioranza delle patologie di cui può essere, dalle quali può essere colpito il nostro organismo presentano delle peculiarità. E infatti di notte possiamo identificare dei segnali estremamente precoci di patologie che si svilupperanno in maniera conclamata negli anni o nei mesi successivi e ci possono essere delle manifestazioni precoci, delle manifestazioni specifiche. Quindi capite chiaramente come anche dal punto di vista cardiovascolare e metabolico, riuscire ad individuare segnali precoci e manifestazioni specifiche possa permetterci di agire in maniera significativa in un punto importante dal punto di vista prognostico cardiovascolare, che è la prevenzione primaria. Arrivare prima di un danno sistemico e sostanzialmente irreversibile ci permette di modificare significativamente la storia delle nostre patologie e dei nostri pazienti. I meccanismi con i quali il sonno altera dal punto di vista sistemico il nostro organismo sono molteplici. Sicuramente i più largamente descritti sono quelli che determinano le alterazioni a livello del sistema nervoso centrale, qui ne vedete alcuni e vi verranno illustrati in dettaglio da altri relatori, mentre io mi concentrerò un po' di più su quelli che possono essere i legami e i meccanismi di legame appunto con le patologie che riguardano il sistema cardiovascolare e metabolico. In questo caso, sicuramente l'azione prevalente da parte dell'alterazione del sonno, e per alterazione del sonno intendo sia alterazioni quantitative che qualitative che disturbi primari, svolge appunto un ruolo molto importante nel determinare quella che viene definita la bilancia simpato-vagale, cioè l'attività, la modulazione nelle 24 ore del nostro sistema nervoso autonomo. In modo particolare, tutto quello che riguarda l'alterazione del sonno può andare a impattare su quella che viene definita un'iperattività simpatica. Sia l'attività vagale che l'attività simpatica, ovviamente, nel nostro organismo svolgono un ruolo fondamentale per la sopravvivenza, ma se c'è uno sbilanciamento verso l'una o l'altra, soprattutto verso l'iperattività simpatica, il nostro organismo può averne una serie di conseguenze
prognosticamente poco favorevoli. In modo particolare, l'iperattività simpatica può promuovere tutti quelli che sono i processi di infiammazione, la disfunzione endoteliale, quindi in qualche modo alterare le funzioni della parete dei nostri vasi, può comportare un'insulino resistenza e quindi favorire tutto ciò che è l'alterazione del metabolismo glucidico, può favorire lo stress ossidativo e anche l'alterazione della risposta immunologica. Capite chiaramente come tutto questo può inevitabilmente andare a alterare quella che è la modulazione cardiovascolare, incrementando appunto il rischio delle patologie principali cardiovascolari. Quando pensiamo alle relazioni tra i disturbi del sonno e il rischio cardiovascolare, sicuramente la prima patologia che storicamente viene chiamata in causa è la patologia da apnee ostruttive nel sonno. Le apnee ostruttive nel sonno sono degli episodi di ostruzione a livello delle alte vie, ostruzione intermittente, ovviamente, che avviene durante il sonno e che ha delle conseguenze a livello di tutto l'organismo. Nella parte sinistra della diapositiva che vi proietto, vedete come durante un'apnea si ha un arresto del passaggio dell'aria attraverso le prime vie aeree. Vedete qui la linea del respirogramma, così si chiama in gergo tecnico, si appiattisce, il che vuol dire che l'aria non passa. Questo non passaggio dell'aria a livello delle prime vie aeree si associa però a degli sforzi respiratori molto intensi che alla fine riescono a riaprire le prime vie aeree. Questi episodi che si ripetono molte volte durante una nottata, soprattutto in un paziente che soffre di apnee molto severe, hanno delle conseguenze sia dal punto di vista del contenuto di ossigeno nel sangue, poi lo vediamo nel dettaglio, ma anche dal punto di vista cardiovascolare, quindi la pressione durante l'apnea tende a rimanere stabile per poi avere una brusca risalita al momento della ripresa della ventilazione e lo stesso succede alla frequenza cardiaca. Durante l'apnea c'è un rallentamento della frequenza cardiaca che poi invece subisce una brusca accelerazione al momento della ripresa della ventilazione. Questo è il perché, per esempio, i pazienti con apnee notturne possono riferire talvolta di risvegliarsi con la sensazione di tachicardia, di accelerazione del battito cardiaco. Ma le conseguenze delle apnee sono appunto sistemiche, quindi hanno delle conseguenze a livello di tutto l'organismo. Quindi abbiamo visto le oscillazioni dei gas ematici, in modo particolare la riduzione dell'ossigeno e l'aumento della anidride carbonica, le oscillazioni della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, ma queste si associano anche a una frammentazione del sonno, perché l'episodio apnoico, perché abbia un termine, determina un alleggerimento del sonno, un breve risveglio che viene definito arousal, e questo va ad alterare la continuità del riposo notturno e molto spesso i pazienti, infatti, che soffrono di apnee, soffrono anche di eccessiva sonnolenza. Questa reazione di allerta, insomma, che ci porta alla ripresa della ventilazione, molto spesso si associa anche a dei movimenti delle gambe che si chiamano movimenti periodici degli arti, che talvolta appunto si presentano in maniera totalmente indipendente dalle apnee, ma possono anche associarsi alle apnee stesse, aumentando quella che sottolineavamo prima essere una componente molto importante, cioè l'alterazione, la risposta del sistema nervoso vegetativo in senso di iperattività simpatica. La patogenesi delle apnee, ve ne parleranno più nel dettaglio anche altri relatori, comunque si basa sostanzialmente su delle componenti anatomiche, in modo particolare sul restringimento anatomico delle prime vie aeree legato ad alterazioni delle ossa oppure dei tessuti molli. Può essere legata alla deposizione di tessuto adiposo e quindi al sovrappeso e all'obesità, ma è legata anche ad aspetti funzionali, in modo particolare all'instabilità del controllo della ventilazione, alla soglia di arousal, quindi al grado di stimolo che ci vuole per essere risvegliati da un'apnea e anche ovviamente dalla funzionalità, del comparto neuromuscolare delle prime vie aeree. Le apnee, abbiamo visto, hanno delle conseguenze sistemiche acute, cioè
dopo ogni apnea si hanno delle conseguenze a livello di tutto l'organismo, ma il ripetersi di queste conseguenze acute fa sì che ci siano delle modificazioni anche croniche, quindi che non si manifestano più solamente in relazione alla singola apnea, ma che modificano in maniera più organizzata, diciamo, e talvolta anche nelle 24 ore, tutta una serie di parametri. Queste alterazioni, sia acute che croniche, dei parametri indagati durante una polisonografia sono essenzialmente legate ai due elementi fondamentali delle apnee, cioè l'alterazione della meccanica della ventilazione, quindi l'ostruzione con persistenza degli sforzi respiratori toracici e addominali, e la riduzione di ossigeno nel sangue, che inevitabilmente ha delle conseguenze importanti a livello del nostro organismo. Questi due meccanismi principali a cascata determinano le alterazioni del sistema nervoso autonomo con l'iperattività simpatica che abbiamo anche prima citato, l'infiammazione e lo stress ossidativo, tutti appunto anche citati in precedenza, ma che sono i tre meccanismi fondamentali da tenere presente per capire il link, appunto il legame tra le alterazioni respiratorie nel sonno e in generale i disturbi del sonno e le patologie cardiovascolari. Infatti, questi meccanismi tutti messi insieme portano a quello che viene definito il danno d'organo, quindi a delle modificazioni strutturali e delle vere e proprie patologie a livello cerebrale, a livello cardiaco e anche a livello renale. Le apnee ostruttive nel sonno, infatti, sono sostanzialmente legate a tutte le principali patologie cardiovascolari, prime fra tutte lo scompenso cardiaco, ma quella probabilmente meglio descritta è la relazione con l'ipertensione arteriosa. Il legame tra apnee ostruttive nel sonno e ipertensione arteriosa è molto importante dal punto di vista prognostico, perché l'ipertensione legata alle apnee ostruttive nel sonno è un'ipertensione che ha caratteristiche prognostiche sfavorevoli. Le tre principali sono quella di avere un profilo non dipping, cioè nel paziente apnoico viene a mancare la caduta fisiologica della pressione durante la notte, che ha un ruolo protettivo dal punto di vista cardiovascolare importante, e quindi se viene a mancare si perde questo ruolo protettivo. In più è molto spesso un'ipertensione resistente al trattamento farmacologico, proprio perché una parte dell'ipertensione legata alle apnee è inevitabilmente legata all'evento meccanico dell'apnea, e quindi finché non correggiamo l'evento meccanico non riusciamo a correggere tutto quello che è conseguenza sul profilo pressorio e sulle reazioni acute e croniche della pressione arteriosa all'apnea stessa. E poi è molto spesso un'ipertensione mascherata, perché soprattutto all'inizio della storia di malattia e soprattutto all'inizio della comparsa delle complicanze, tra cui l'ipertensione arteriosa, quest'ipertensione si manifesta prevalentemente nelle ore notturne, e quindi è mascherata perché può sfuggire all'osservazione e alla misurazione che viene eseguita dal medico durante la visita ambulatoriale che rutinariamente avviene di giorno e col paziente sveglio. Le apnee ostruttive nel sonno sono anche strettamente legate alla patologia aritmica, la vedremo un pochino più nel dettaglio, e poi hanno uno stretto legame sia in senso, diciamo, proattivo di rischio cardiovascolare, sia in senso acuto di compromissione della disponibilità dell'ossigeno, sia con la patologia coronarica acuta che con le patologie ischemiche ed emorragiche a livello cerebrale. Il legame con il rischio cardiovascolare è anche un legame indiretto, il legame con le patologie cardiovascolari, quindi è indiretto e mediato da un aumento appunto dei fattori di rischio. Infatti le apnee ostruttive nel sonno sono anche strettamente correlabili all'aumento del rischio di avere dislipidemie, ma soprattutto con l'aumento del rischio di essere affetti da diabete di secondo tipo. Una nuova modalità di caratterizzazione dei pazienti è quella che viene definita la cluster analysis, cioè questo tipo di descrizione di una patologia raggruppa in gruppi, appunto clusters, i pazienti a seconda delle caratteristiche cliniche e polisonografiche che presentano.
In questo contesto, sicuramente le patologie cardiovascolari e le patologie metaboliche, come descritto in questa cluster analysis condotta nella popolazione SADA, una popolazione europea molto ampia, raccolta in circa 35 centri in tutta Europa, le patologie cardiovascolari, appunto, e metaboliche hanno un ruolo estremamente importante e hanno una rappresentazione significativa nella stragrande maggioranza dei cluster descritti. Qui vedete 8 clusters e se le analizzate nel dettaglio vedete che le patologie che sono oggetto appunto di questa relazione sono estremamente importanti in termini di rappresentazione e verosimilmente, come vedremo appunto negli studi prospettici, hanno anche un impatto prognostico estremamente importante. Questo è un tipico esempio di un monitoraggio 24 ore della pressione. Vedete quello che vi ho citato prima, cioè di notte in questo paziente addirittura invece di avere un calo fisiologico della pressione notturna abbiamo addirittura quello che viene definito reverse dipping, cioè la pressione di notte tende a salire. E in questo tracciato possiamo anche sottolineare quello che dicevamo prima rispetto all'ipertensione mascherata. Vedete come il paziente, sia nell'automisurazione a casa che nella misurazione in ambulatorio dal medico, presentasse dei valori pressori entro i limiti fisiologici. Quindi è un'ipertensione che sarebbe sfuggita con solo queste valutazioni durante il giorno, mentre di notte appunto c'è un carico pressorio estremamente importante, strettamente legato agli eventi apnoici notturni. Le apnee ostruttive nel sonno, l'abbiamo accennato prima, sono anche strettamente correlate alla patologia aritmica e anche con la morte cardiaca improvvisa. La presenza delle apnee ostruttive nel sonno, vedete che sposta nelle ore notturne il picco di incidenza della morte cardiaca improvvisa. Nella popolazione generale, che è rappresentata dagli istogrammi grigi, vedete che il picco è nelle prime ore del mattino, subito dopo il risveglio. Invece, gli istogrammi bianchi, che rappresentano i pazienti apnoici, fanno vedere che nell'apnoico gli episodi di morte cardiaca improvvisa avvengono prevalentemente nelle ore notturne, proprio a testimoniare lo stretto legame tra i meccanismi di aritmogenesi e l'evento acuto apnoico. E lo stesso concetto viene un po' riportato anche in questo lavoro con un'amplissima casistica di popolazione. Vedete che la presenza di un disturbo respiratorio nel sonno nella valutazione basale predice in maniera molto importante la possibilità di una morte cardiaca improvvisa negli anni successivi all'osservazione. E anche questo tipo di fenomeno l'abbiamo visto all'interno del database dell'ESADA che vi ho citato prima. Lo stretto legame tra la severità del disturbo respiratorio nel sonno e la prevalenza delle aritmie è più evidente nella popolazione giovanile. Questo è un elemento estremamente importante perché, come sottolineavo prima, ci permette di agire in senso di prevenzione. Quindi prima si fa diagnosi, prima si imposta un trattamento specifico ed efficace, più probabile è che riusciamo a modificare la prognosi nei nostri pazienti. Questo è uno studio molto importante che fa vedere come negli anni successivi all'osservazione la comparsa di fibrillazione atriale è più frequente nei pazienti con apnee ostruttive nel sonno, quindi di nuovo a testimoniare lo stretto legame tra il rischio aritmico e le apnee ostruttive nel sonno. Questo rischio cardiovascolare aritmico, ma non solo, è poi più importante quando alle apnee si associano anche altri disturbi del sonno. In questo studio molto, molto valido, vedete come l'associazione con i movimenti periodici degli arti o con la sensazione di un sonno non ristoratore aumenta in maniera significativa la mortalità del paziente apnoico negli anni successivi all'osservazione. E sempre nello studio ESADA, anche noi abbiamo dimostrato come la presenza dei movimenti periodici degli arti in associazione al disturbo respiratorio era in grado di determinare al mattino dei valori pressori più elevati rispetto ai pazienti che non avevano questo tipo di associazione. È importante però sottolineare che la relazione tra rischio, tra mortalità cardiovascolare e durata del sonno ha un andamento a U, il che significa che sono a maggior rischio cardiovascolare sia i pazienti che dormono troppo, e in questo caso potremmo pensare ai pazienti apnoici sonnolenti che quindi prolungano il loro tempo di sonno pur non avendone un ristoro adeguato, ma anche chi dorme troppo poco. Quindi
l'estrema restrizione del tempo di sonno può andare ad alterare il nostro sistema cardiovascolare e quindi aumentare il rischio di mortalità cardiovascolare in tal senso. Infatti, gli studi ci fanno vedere che tutte le possibili alterazioni del sonno sono associate a un incremento del rischio cardiovascolare. Qui sulla sinistra vedete il pattern irregolare di sonno e questo studio fa vedere che la maggiore irregolarità del ritmo circadiano è associato alla maggior mortalità cardiovascolare. Sicuramente l'associazione con le apnee che abbiamo descritto un pochino più nel dettaglio, ma anche l'associazione con la durata del sonno, che è più difficile da indagare, ma che deve essere sempre tenuta in considerazione. Infatti, il profilo non dipping che abbiamo ben descritto nei pazienti apnoici è in realtà stato descritto anche nei pazienti insonni. Qui vedete di nuovo la curva del monitoraggio 24 ore che non scende nelle ore notturne nel paziente insonne. E l'insonnia, soprattutto con una breve durata di sonno dimostrata poligraficamente, quindi oggettivamente, è stata associata in questo grande studio che è lo Sleep Heart Health Study a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari. Quindi, di nuovo, a sottolineare l'importanza a 360 gradi dell'inquadramento sonno correlato. In particolar modo, gli studi ci hanno fatto vedere che per quello che riguarda il ruolo dell'insonnia nel determinare, per esempio, l'ipertensione arteriosa, è molto importante valutare quali sintomi di insonnia ci sono. In questo studio, per esempio, è stato visto che l'associazione della difficoltà a iniziare o mantenere il sonno, associata a una diciamo percezione soggettiva poi durante il giorno di non essere al 100%, associata anche questo al risveglio troppo precoce al mattino, questa triade sintomatologica è quella che maggiormente è in grado di predire negli anni successivi, soprattutto nei pazienti giovani, la comparsa di un'ipertensione arteriosa. Quindi, di nuovo, molto molto importante inquadrare bene tutto quello che è sintomo notturno nella nostra quotidianità e nei nostri pazienti. Anche nell'ambito dello scompenso cardiaco, il sonno è strettamente legato alla sopravvivenza del paziente. Sonno inteso in senso generale, pensiamo prevalentemente in questo ambito ai disturbi respiratori nel sonno, perché gli studi che riguardano le apnee ostruttive centrali nel paziente con scompenso sono molteplici, ma anche l'aspetto, anche qui qualitativo, quindi l'insonnia o l'instabilità del ritmo circadiano può avere un ruolo. Qui vedete come la linea verde faccia vedere la riduzione dell'intervallo di sopravvivenza nel paziente con scompenso cardiaco che ha lamentele riguardo al sonno. E dicevo appunto, sicuramente nell'ambito dello scompenso cardiaco va tenuto presente che le apnee ostruttive nel sonno sono uno degli elementi potenzialmente patogenetici dello scompenso stesso. Quindi la presenza di un problema respiratorio ostruttivo in baseline aumenta il rischio di sviluppare lo scompenso cardiaco negli anni successivi. Il legame con gli aspetti endocrinologici e metabolici è anche un legame mediato dagli ormoni, primo fra tutti il cortisolo. Il ritmo del cortisolo, di produzione del cortisolo, ha una circadianità, ormai sarete abituati a questo termine, e in presenza di un'alterazione del sonno, quindi in presenza di un'insonnia, questo ritmo circadiano viene alterato e vedete come non c'è più una ritmicità, una produzione modulata nell'arco delle 24 ore, ma stabilmente il cortisolo nei pazienti che soffrono di insonnia rimane più alto. E inevitabilmente, appunto, questo è legato anche ad aspetti autonomici. Con questo studio non entro nel dettaglio perché è un pochino complesso, ma in collaborazione con l'Università di Anversa abbiamo sottolineato come la presenza di apnee ostruttive nel sonno aumenti l'iperattività simpatica al mattino dopo il risveglio. Scusate, vado rapidamente avanti. La privazione di sonno, quindi l'alterazione quali quantitativa, oltre a risentirsi sul versante autonomico, a cascata appunto si risente anche sul rischio dell'obesità. Infatti ci sono tantissimi studi che fanno vedere come la privazione di sonno, prevalentemente la privazione cronica di sonno con sintomi di disfunzione anche diurna, è strettamente legata all'obesità. I meccanismi di legame sono numerosi, ci sono degli aspetti biologici, tra cui di nuovo vedete
succedete l'iperattività simpatica menzionata, ma ci sono anche aspetti comportamentali, perché chi dorme poco e male ha più tempo per mangiare, predilige cibi ipercalorici, riduce l'attività fisica e può avere un'alterazione della spesa energetica e quindi a sua volta appunto incrementare il rischio di sovrappeso e obesità. È ben descritto infatti un circolo vizioso molto importante tra obesità e disturbi del respiro nel sonno, perché ovviamente i disturbi respiratori nel sonno abbiamo visto che alterano tutti i meccanismi ormonali, la sensibilità all'insulina, tutto quello che riguarda il sistema nervoso vegetativo e quindi favoriscono l'obesità, ma a sua volta l'obesità può sicuramente rappresentare il principale fattore di rischio per le apnee ostruttive nel sonno. E anche questo studio è molto importante perché diciamo, è l'unione di due grandi studi europei che hanno proprio sottolineato il legame tra i disturbi respiratori nel sonno, quindi le apnee ostruttive nel sonno, e la sindrome metabolica. Quindi sicuramente l'aspetto clinico più importante correlabile poi anche al rischio cardiovascolare. In questo studio vedete come in modo particolare il metabolismo glucidico, quindi l'omeostasi dell'insulina e la regolazione appunto dei valori di glicemia, sono strettamente alterati nel paziente con apnee ostruttive nel sonno. E qui di nuovo lo stesso concetto, non soltanto le apnee ostruttive, ma in generale tutto quello che altera il sonno ha un impatto sul rischio cardiometabolico e in modo particolare sul diabete di secondo tipo. Questo è uno studio complesso dal punto di vista metodologico, ma che di nuovo sottolinea uno strettissimo legame tra la frammentazione del sonno, la privazione di sonno e l'alterazione in generale appunto di quella che è la nostra soddisfazione da parte che segue le nostre notti, che sono strettamente legati allo sviluppo di patologie cardiovascolari da un lato e di diabete mellito di secondo tipo dall'altro. L'importanza di questo legame è anche sottolineato in questo documento, ormai non più recentissimo perché è del 2016, ma è dell'American Heart Association, quindi una delle associazioni più importanti dal punto di vista della cardiologia e quindi della prevenzione cardiovascolare, dove proprio si è fatta menzione del sonno, inserendolo poi negli anni anche estremamente recenti tra i pilastri per preservare la salute del nostro sistema cardiocircolatorio, quindi sottolineando appunto l'importanza del mantenimento quali quantitativo del riposo notturno nel contesto di prevenzione cardiovascolare. E di nuovo, appunto, vi ho fatto vedere quel documento del 2016, ma vi faccio vedere anche questa recentissima review del 2022, dove di nuovo appunto viene ribadita l'importanza di evitare una privazione di sonno, un'alterazione del sonno a scopo preventivo cardiovascolare. Quindi c'è indubbiamente un rapporto bidirezionale tra la nostra salute, e ne sentite parlare oggi per tutta la giornata in una lunga maratona. Però è importante che questo aspetto non venga mai dimenticato né dai pazienti né dai medici, perché entrambi dobbiamo agire per cercare di disinnescare i circoli viziosi che si possono instaurare tra i disturbi del sonno e le nostre patologie, per quello che riguarda questa relazione che stiamo concludendo, soprattutto dal punto di vista cardiovascolare. Quindi, nel momento in cui le nostre notti non sono soddisfacenti, c'è qualcosa che non va, non ci sentiamo riposati, ci svegliamo tante volte e così via, è importante rivolgersi a centri specializzati per ottenere un'adeguata diagnosi che passa sempre da una valutazione clinica in prima battuta e poi, quando indicato, si eseguono degli esami strumentali che globalmente vengono indicati come polisonnografia, per poi procedere a un approccio terapeutico assolutamente dettagliato, individualizzato, personalizzato e mirato a quello che dobbiamo correggere. Con questo ringrazio voi per l'attenzione e ringrazio tutto il mio sleep team all'interno dell'Istituto Ossologico Italiano e Università Milano Bicocca. Vi ringrazio, arrivederci.